Buongiorno a tutti e benvenuti all'evento digitale di Como Acqua. Como Acqua è una società pubblica che si occupa di erogare servizi idrici a comuni che fanno parte del loro ambito territoriale. Quindi diciamo che appunto Como Acqua, come tante altre società ed enti pubblici, ha deciso di attivare lo sportello telematico, che è uno strumento che permetterà a tutti i professionisti di inviare le pratiche online comodamente da casa e dal proprio ufficio. Quindi diciamo che è appunto uno strumento molto utile. Allora, prima di iniziare, lasciare la parola al presidente di Como Acqua, vi do due indicazioni tecniche. Quindi, prima di tutto, potete fare le domande durante tutto il corso dell'evento. Avete la sezione domande nella barra degli strumenti che trovate sul vostro schermo, quindi dovete solamente cliccarci sopra e chiederci tutto quello che volete. Se vedete che non vi rispondiamo subito, non preoccupatevi perché alla fine dell'evento lasceremo appunto spazio per rispondere alle domande, quindi state tranquilli che risponderemo a tutte le vostre domande. Inoltre, per chi deve ottenere crediti professionali, non preoccupatevi perché al termine dell'evento ci penseremo noi a mandare i vostri elenchi ai rispettivi ordini professionali. Quindi non è neanche necessario che ci scriviate i vostri dati personali all'interno della chat perché ce li avete già comunicati al momento dell'iscrizione, quindi state tranquilli che pensiamo noi a tutto. Lascio adesso la parola al presidente di Como Acqua, Enrico Pezzoli, che sarà lui a spiegarvi di cosa si occupa nello specifico Como Acqua, quali sono i servizi che eroga e come cambieranno appunto con l'attivazione dello sportello. Quindi lascio a lei la parola, Presidente. Prego. Grazie, grazie a tutti, buongiorno. Innanzitutto, prima di iniziare, vorrei ringraziare tutti i presenti, vorrei ringraziare soprattutto tutti i nostri collaboratori, tutti coloro che hanno partecipato a questo progetto e soprattutto il team di Como Acqua che ha realizzato tutto quello che oggi potrete di fatto vedere. Cercherò di sfruttare al meglio il tempo che mi è stato concesso per fare una breve introduzione prima di passare la parola ai colleghi. Di fatto, sentiamo spesso di continuo usare l'espressione rivoluzione digitale, ma in tutta sincerità non credo che rappresenti appieno quello che è il fenomeno che in realtà stiamo vivendo. Se le parole hanno un peso, ritengo sia più corretto parlare di evoluzione. Questa parola, secondo me, a mio avviso, rende l'idea di un processo che sta avvenendo. Può non essere immediato, ma affida il suo successo alla sua stessa pervasività. Di fatto abbiamo, diciamo, tanto più sarà il numero di persone che nella nostra società deciderà, di fatto di abbracciare questo approccio, migliore sicuramente sono convinto che sarà il suo risultato. La digital innovation alla quale ci stiamo approcciando in tutta sua accezione non è di fatto la semplice messa a disposizione di tecnologie, piattaforme o servizi online, ma è proprio un mutamento della nostra forma mentale che abbraccia anche il nostro di fatto atteggiamento culturale. Come tutte le sfide, anche questa presenta le sue difficoltà. Inutile negare che l'attuale ritardo dell'Italia, che tutti conosciamo, tra l'altro ahimè, purtroppo collocata nella parte più bassa della classifica europea, secondo gli indicatori del Digital Economy Index 2020, è frutto di fatto, lo sappiamo tutti, di una combinazione di condizioni che spaziano da una disomogeneità della distribuzione della connessione internet fino alla scarsa diffusione, ahimè, purtroppo ancora di competenze digitali sia di base ma anche avanzate. In questo scenario si è aggiunta anche purtroppo, ahimè, un'emergenza sanitaria di entità mondiale che ha indubbiamente stravolto le nostre vite, ma dall'altro canto, inaspettatamente, ha dettato anche i tempi di fatto per un cambio di passo, con ritmi incalzanti verso una trasformazione che troppo a lungo, per n motivi, è stata di fatto rimandata. Il distanziamento sociale, il divieto di assembramento, le limitazioni agli spostamenti hanno mostrato sicuramente degli aspetti negativi, ma dall'altra parte alcuni aspetti anche positivi. E tra gli aspetti positivi e vantaggiosi, quello sicuramente di una digitalizzazione di fatto della nostra vita quotidiana. Ribadisco quindi che cosa? Che è con una certa fermezza che di fatto i tempi sono maturi per questa famosa evoluzione.
La conferma l'abbiamo anche di fatto dai dati forniti dall'Osservatorio Professionisti e Digital Innovation del Politecnico di Milano. Ad oggi abbiamo il 34% circa delle imprese italiane che presentano un altissimo livello di digitalizzazione. Adesso poi possiamo aggiungere un 11% delle imprese che hanno comunque avviato una trasformazione digitale, ma dall'altra parte rimane ancora un nutrito 55% che invece è ancora conservativo, cioè conserva di fatto un approccio prevalentemente reattivo. E lato pubblica amministrazione, come siamo messi? Perché se di un mutamento culturale comunque parliamo, di fatto sono convinto che tutti gli attori dovranno essere coinvolti, dal cittadino, alle istituzioni, alle imprese, compresa anche la pubblica amministrazione, che come sottolinea anche la strategia 2025, strategia Italia 2025, messa a punto dal Ministero per l'Innovazione Tecnologica, è il principale, indispensabile motore di questo cambiamento culturale. In Como Acqua abbiamo accettato questa sfida, e la sfida è proprio in questo periodo storico si è deciso di rinnovare e potenziare quello che era lo sportello telematico di base. I tempi di fatto sono maturi, come ho detto anche prima, ce lo mostra anche di fatto la diffusione che sta avendo lo SPID, la cui adozione tra il 2019 e il 2020 è passata da circa 3 milioni, 3 milioni e mezzo a 10 milioni di utenze, quindi anche questo sicuramente è molto, molto significativo. La nostra mission come Como Acqua è quella di fatto di fornire un servizio indispensabile e prezioso come l'acqua, quindi Como Acqua è di fatto il gestore del servizio idrico integrato della provincia di Como. A ciò si aggiunga anche la necessità di fatto di essere al fianco dell'utente, quindi per supportarlo nell'espletamento di tutti ciò che sono il numero vasto di servizi comodamente da casa, in sicurezza e con la garanzia soprattutto di una corretta compilazione, che non è banale. Senza volermi addentrare poi negli aspetti più tecnici in cui di fatto si articola tutto il nostro sportello online che potrete vedere durante questo webinar, lasciatemi evidenziare alcuni vantaggi, banalmente l'immediatezza, la rapidità, il supporto ad una procedura guidata, come dicevo prima, il salvataggio, la possibilità di disporre un proprio archivio, oltre a numerose tipologie, pratiche eseguibili, dalle richieste di allacciamento, di attivazione, fino alla fatturazione, passando anche per ulteriori tipologie di comunicazione. Quindi di fatto la nostra svolta digital è molto molto meno virtuale, più fattuale di quanto si creda, ed è solo il primo passo verso un trend che, come ho detto prima, è assolutamente inarrestabile. Dall'altra parte il suo successo ne siamo assolutamente più che consapevoli, che sarà frutto di una collaborazione tra la società, la pubblica amministrazione e l'utenza. Quindi di fatto solo così le potenzialità offerte dai sistemi di connettività, cioè ovvero la disponibilità di infrastrutture di rete, si integreranno comunque con adeguate competenze informatiche, che sono di fatto la condizione imprescindibile affinché questa, come dicevo prima, questa evoluzione, questa digitalizzazione possa prendere effettivamente piede nella società e non rimanere più un qualcosa di astratto o un desiderio. Quindi, proprio a tale scopo, abbiamo deciso di organizzare questo webinar. Aprirlo a chiunque fosse interessato, dai professionisti alle amministrazioni comunali sino al cittadino, e questo perché la sensibilizzazione verso la digitalizzazione è assolutamente lo step che dovrebbe e sicuramente ci traghetterà verso un vero futuro digital, verso questa evoluzione. Ora non vi stanco più, vi ringrazio ancora per essere qui con noi oggi e lascio la parola al responsabile commerciale di Como Acqua, Luca Benincasa. Grazie a tutti. Grazie a lei Presidente. Allora, innanzitutto volevo semplicemente dire che mi è piaciuto molto quello che ha detto riguardo al fatto che appunto non stiamo parlando di una rivoluzione ma più di un'evoluzione, perché è appunto un'evoluzione di tutti quei processi che da cartacei sono diventati telematici e digitali e diventeranno quindi più facili, veloci e comodi per tutti. Vi ricordo infatti che lo sportello è aperto 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, quindi potete utilizzarlo quando volete. Se sabato sera non avete niente da fare, potete tranquillamente mandare una pratica allo sportello, quindi sappiate che potete usarlo in ogni momento, anche il weekend. Allora, chiedo adesso a Luca Benincasa, che come ha già detto il Presidente è responsabile commerciale e servizi della clientela di Como Acqua, e ti lascio la parola Luca, prego. Buongiorno a tutti, innanzitutto ringrazio anch'io il Presidente per la parola, ringrazio la società Globo, e tutti voi per essere qui questa mattina.
Parto subito correggendo brevemente il Presidente che ha parlato di numeri. Le identità digitali sono 17 milioni a dicembre del 2020 e quindi sono incrementate di 12 milioni rispetto all'inizio dell'anno. Quindi bastano questi due semplici, se vogliamo, aree di numeri per dare la dimensione, anche non addetto ai lavori, dell'impatto che la pandemia ha avuto nel lanciare o nel rilanciare i servizi digitali. Come già accennava il Presidente, Ingegner Pezzoli, il 2020 appena concluso è stato un anno di profonde mutazioni e stravolgimenti epocali, legati ovviamente alla pandemia da Covid-19, che ha modificato in modo significativo tutti i rapporti umani, sociali e di comunità. Tutti ci siamo visti costretti a rivedere il nostro modo di stare insieme, dall'impossibilità di intrattenere semplici relazioni amicali nell'ambito del normale tessuto sociale, si è aggiunta l'impossibilità di incontrarsi insieme anche laddove questo non rappresentava un momento di svago, bensì una necessità, compreso quindi una banale coda che si sarebbe potuta creare in uno sportello che eroga un servizio pubblico, come nel caso di Como Acqua. Anche Como Acqua è una società in forte espansione, che dopo la fusione di tutte le società operative territoriali ha effettivamente iniziato la gestione del servizio idrico nel 2019, subentrando durante il biennio appena concluso 2019-2020 ai comuni che gestivano il servizio in economia. Quindi anche Como Acqua ha dovuto sin da subito riprogettare la fruibilità dei propri servizi. Il 2019 è servito a Como Acqua da un lato per garantire la continuità del servizio, in ossequio alle disposizioni di volta in volta emanate dagli enti competenti e dall'autorità regolatoria, dall'altro a gettare le basi per strutturarsi e per costruirsi un ruolo di gestore forte e consapevole dei propri obiettivi e delle proprie funzioni. Uno sportello fisico ampliato a Tremezzina, uno completamente nuovo a Erba con il servizio garantito per tutti i giorni della settimana, ed il totale rinnovamento dello sportello di Lorateca Civio con l'abbattimento delle barriere architettoniche, una completa fruibilità anche da parte della popolazione con difficoltà motorie o per disabilità o per età anagrafica, ma che necessita di rivolgersi allo sportello, sono state le evidenze tangibili di questo percorso. Il 2020 ha completamente stravolto questo modo di pensare e di agire, ha ridisegnato le priorità. Non solo precedenza di sportelli fisici, privi di barriere architettoniche, sportelli essenziali ovviamente, ma di fatto superati, ma è necessario dare un forte impulso al potenziamento e all'evoluzione dei servizi digitali per la gestione delle pratiche da remoto senza il bisogno di recarsi fisicamente allo sportello. Da qui la condivisione della decisione di implementare un portale che potesse, con poche semplici mosse, consentire all'utenza e agli stakeholder, diciamo ai portatori di interesse, di accedere a tutta la modulistica di Como Acqua. Si tratta di uno strumento che si è diffuso soprattutto, devo dire, nella prima ondata del Covid-19, a marzo dello scorso anno, soprattutto in molte amministrazioni locali ed aziende di pubblici servizi nelle prime zone rosse, che hanno così potuto ovviare all'impossibilità di ricevere l'utente in presenza. Abbiamo avuto modo di vedere, proprio con la società aggiudicataria dell'affidamento, i numeri straordinari del loro utilizzo. Banalmente, lo sportello online di Como Acqua non è ancora stato pubblicizzato direttamente, ma sono già arrivate 17 pratiche in questi giorni, a dimostrare l'attenzione proprio su questi strumenti. Qualche breve cenno su come è strutturato il portale. Dal portale innanzitutto si accede direttamente dalla home page di Como Acqua, www.comoacqua.it, cliccando sull'icona sportello online. Una volta effettuato l'accesso, al fruitore viene data la possibilità di accedere a tutta la modulistica, sia di carattere tecnico che di carattere amministrativo. L'utente è guidato non solo nella scelta del modulo corretto, ma anche nella compilazione del modulo stesso, poiché i campi di ogni documento si sbloccano in funzione delle effettive necessità dell'utente in sede di richiesta. Anche gli allegati, laddove necessari, sono condizio sine qua non, e quindi la loro assenza inibisce di fatto la possibilità di spedire la pratica. Questo è quindi un controllo a monte che semplifica e velocizza il lavoro a valle, a garanzia di una più rapida evasione della pratica. Una volta conclusa, la pratica viene inviata automaticamente alla PEC di Como Acqua a garanzia di ambo le parti. Come dicevo poc'anzi, Como Acqua è stato di fatto gestore virtuale fino al 2019 ed è quindi pienamente operativo da 2 anni. Può essere quindi considerata a tutti gli effetti una start-up.
sono stati 2 anni, devo dire, ricchi di obiettivi sfidanti. Sono stati 2 anni sfidanti perché ci siamo dati e ci è stato dato l'obiettivo di subentrare in tutte le gestioni in economia dei vecchi comuni, cosa che è avvenuta, a parte qualche gestione in interambito con altre province. In 2 anni pensate che il bacino di utenze servito è più che raddoppiato. Offrire uno strumento come lo sportello online, a prescindere da altre forme di contatto e dal numero di sportelli fisici che comunque si andranno ad aggiungere ai presenti, perché è necessario essere vicini anche fisicamente all'utenza, era comunque un impegno ineludibile. È un primo passo, la società è infatti impegnata in altri processi di digitalizzazione. È stata recentemente espedita la gara per la fornitura di un gestionale unico che diventerà operativo nel corso del 2021 per una parte dei comuni e da partire dal 2022 per tutti i comuni. Siamo quindi ora in possesso di un gestionale dinamico, studiato specificatamente per il servizio idrico funzionale e che, integrato correttamente con questo sportello telematico, potrà ulteriormente implementare la gamma dei servizi offerti. Stiamo parlando di uno strumento nuovo, questo sportello telematico. Perfettibile, ovviamente, che potrà sicuramente essere migliorato ed implementato a seguito del contributo e delle osservazioni di tutti. Il Presidente ha iniziato con i ringraziamenti, io concludo. Ringrazio, e lo faccio qui pubblicamente, tutti i colleghi dell'area utenza che hanno sottratto tempo alle loro attività normali, quotidiane, che hanno messo in campo le loro competenze per consentire, sapendo fare squadra, la partenza di questo nuovo progetto. Mi fermo qui, ringrazio tutti voi per avermi Ok. ascoltato e non voglio rubare altro tempo a chi mi seguirà. Grazie. Grazie Luca. Allora, innanzitutto mi piacerebbe appunto dire che mi è piaciuto quello che hai detto prima sul fatto che il 2020 ha ridisegnato le priorità. Infatti, appunto, quello che è importante dire è che quest'anno, diciamo, non ha rallentato i processi, ma anzi ne ha velocizzato l'evoluzione. Quindi, se già prima c'era, diciamo, appunto questa tendenza al digitale, adesso ci siamo accorti che è proprio una necessità. Un'altra cosa che vorrei aggiungere è che oltre ad essere appunto digitale, quindi oltre a semplificare tutti i processi, anche diciamo la vita dei professionisti che devono presentare delle pratiche, è anche ecologico perché essendo tutto digitale viene anche, possiamo dire, utilizzata meno carta e quindi in qualche modo diciamo che aiutiamo anche l'ambiente. Perfetto, allora ti ringrazio anche Luca per aver appunto già anticipato alcune funzioni del nostro sportello, alcune funzionalità, di cui dopo il nostro tecnico Luigi appunto ve ne parlerà più nel dettaglio. E lascio adesso la parola a Giovanni Bonati, che appunto è il nostro manager del gruppo Maggioli. Quindi ti lascio la parola a Giovanni. Giovanni ci spiegherà un po' tutti gli strumenti necessari per poter accedere, per poter utilizzare questo sportello. A te la parola. Grazie Anna e grazie soprattutto ormai a quasi 130 cittadini che sono collegati con noi. Vediamo questo grande cambiamento digitale che, come ci raccontava il Presidente, sta avvenendo. Innanzitutto, molto importante sottolineare come oggi la società sta attuando una normativa fondamentale proprio entrata in vigore di fatto 4-5 giorni fa, il 28 febbraio, che sono le misure urgenti per la semplificazione. Quindi Comacqua si pone già come soggetto attuatore di una norma recentissima, proprio l'altro giorno, e quindi è già sulla, diciamo, sulla cima della digitalizzazione in Italia, perché lo strumento che la società inaugura oggi è uno sportello telematico in grado di consentire ad ogni utente di presentare qualunque tipologia di istanza online, come prevedono queste norme. L'altra cosa molto importante è che sarà possibile accedere a tutti i servizi digitali di Comacqua attraverso strumenti di autenticazione con valore giuridico, la carta d'identità elettronica, qualunque carta nazionale dei servizi, quale per esempio la tessera sanitaria che tutti noi abbiamo in tasca, oppure attraverso il sistema pubblico di identità digitale, il famoso codice SPID. Altra cosa molto importante che attua Comacqua è la trasparenza sui tempi di ogni procedimento. Quando poi con Luigi andremo a vedere le guide del procedimento, osserverete che
per ogni pratica il cittadino sarà sempre informato dei tempi medi in cui Comoacqua darà risposta per soddisfare quella pratica presentata al cittadino. Altra cosa molto importante, abbiamo detto, come prevede la norma e peraltro come prevede anche il codice dell'amministrazione digitale, l'uso diffuso di SPID, Sistema Pubblico di Identità Digitale. Quindi è molto importante, l'hanno ricordato il Presidente e l'hanno ricordato i tecnici della società, SPID sta avendo una diffusione rapidissima. Ho catturato i dati proprio qualche minuto fa e tenete conto che le identità digitali stanno raggiungendo i 18 milioni in Italia, quindi un volano amplissimo. Praticamente possiamo sostenere che in ogni famiglia italiana c'è un utente SPID e questa è una cosa molto molto importante. Per chi di voi non avesse SPID è facilissimo averlo, è gratuito, si può ottenere o online www.spid.gov.it oppure andando in posta e allo sportello postale ve lo rilasciano praticamente in 5 minuti, quindi è molto importante perché non solo vi permetterà di entrare e presentare qualunque pratica verso Comoacqua, ma con questo codice potrete entrare in qualunque portale della pubblica amministrazione, quindi proprio un diritto di avere l'identità digitale. L'altra cosa molto importante è che Comoacqua si pone come multi-utility con una visione anche lungimirante perché sta attuando quanto previsto dal CAD, e infatti si parla spesso di digitalizzazione della pubblica amministrazione, ma si scorda che le misure del CAD si applicano anche alle società soggette a controllo pubblico. Quindi Comoacqua ha interpretato alla lettera il CAD e quindi in questo processo di innovazione che il Presidente ci raccontava ha dato attuazione anche a tutte le disposizioni del CAD che si applicano proprio alle società anche possedute interamente da enti pubblici. Quindi un progetto molto interessante in Italia che ha visto Comoacqua tra le prime multi-utility anche ad adottare il CAD e SPID soprattutto nei rapporti con la propria utenza. Un progetto molto importante perché la società ha digitalizzato 28 procedimenti, 19 moduli che da cartacei diventano digitali con una compilazione controllata, assistita e facilitata per tutti gli utenti della società. È uno sforzo molto grande che 9 dipendenti hanno fatto insieme a noi per raggiungere questo progetto e questi risultati coordinati da Luca Benincasa, che anche noi ringraziamo. Oggi in realtà stiamo vedendo la punta di un iceberg perché vediamo lo sportello telematico, ma che abbiamo realizzato insieme ai tecnici della società come uno dei tasselli di questo progetto, perché per arrivare allo sportello che vediamo oggi, in questi mesi abbiamo dovuto rivedere i moduli, ripensare i processi interni, digitalizzare i processi interni, quindi anche un progetto molto importante che poi ha permesso di arrivare allo sportello. In realtà è un triplice ringraziamento perché tenete conto che questo progetto è stato concepito e realizzato durante l'emergenza sanitaria e il Presidente col suo staff, contrariamente a quanto hanno fatto altri enti che hanno detto fermiamoci che c'è l'emergenza sanitaria, riprendiamo dopo, ci hanno invece invitato a buttare il cuore oltre l'ostacolo e andare avanti nonostante l'emergenza sanitaria. Ricordo ancora gli incontri che Luigi faceva con i tecnici di Comoacqua online con dipendenti nostri e della società e Smart Working, alcuni collegati da casa, alcuni dagli uffici. Quindi è un progetto davvero straordinario perché è un progetto digitale ma gestito anche interamente in modalità digitale. Quindi è stato un progetto davvero importante anche per il periodo e per le modalità con cui è stato realizzato. Lo ricordava Luca, lo accennava il Presidente. Altra cosa molto importante che ci ha lasciato anche molto meravigliati, perché di fatto oggi si inaugura il progetto. Lo sportello è stato messo online solo pochi giorni fa, ma abbiamo 17 utenti che probabilmente anche vedendo la rassegna stampa di questo evento hanno scoperto che c'era lo sportello e hanno già presentato 17 pratiche in modalità digitale.
e mi raccontava Luigi poco fa, una trentina di pratiche sono in compilazione. Quindi il giorno dell'inaugurazione è bello perché 17 pratiche digitali sono entrate le ore prima del taglio del nastro. Quindi davvero ci sono degli obiettivi già realizzati e i numeri lo dimostrano. E quindi grazie anche al presidente e al suo staff per l'opportunità che ci hanno dato, perché è una delle prime volte in Italia dove si telematizza il rapporto tra utenti e una multi-utility. Quindi sta già facendo scuola come rassegna stampa e siamo certi che diverrà anche un caso in Italia come progetto pilota per le multi-utility. Grazie a tutti e ripasso la parola a Terna. Grazie Giovanni. Allora, innanzitutto volevo solamente ricordarvi, come già vi ha detto Giovanni, che fare speed è assolutamente gratuito, quindi dovete semplicemente appunto connettervi al sito di speed, quindi www.speed.gov.it e poi potrete appunto ricevere il vostro speed, quindi la vostra identità digitale. Allora, adesso vi chiedo appunto massima attenzione, perché è arrivato il punto, insomma, arriviamo nel vivo dell'evento. Quindi chiedo a Luigi, che è il nostro tecnico, di accendere microfono e webcam. Eccoci, Perfetto. buongiorno a tutti. Allora, adesso Luigi appunto vi presenterà, si metterà appunto nei panni di un qualunque professionista e vi presenterà, vi farà vedere proprio nella pratica come si fa a presentare una pratica digitale. Voglio solo ricordarvi, visto che questo, diciamo, è proprio il momento clou di questo evento, che potete fare le domande. Passagli lo schermo. Allora, che potete fare le domande. Quindi sulla vostra destra, come già vi ho detto prima, cioè sul vostro schermo, come già vi ho detto prima, potete appunto trovare la barra degli strumenti e farci tutte le domande che volete. Perfetto, adesso lascio la parola a Luigi che appunto vi presenterà il nostro sportello. Prego, Luigi. Eccoci, buongiorno a tutti, mi hanno già presentato, hanno già fatto gli onori di casa. Io sono Luigi e sono il collega di Anna, di Giovanni, che ha affiancato poi concretamente tutti i collaboratori, Luca e tutti i suoi colleghi di Como Acqua, li ha affiancati nella realizzazione di questo sportello telematico. Sportello telematico, adesso lo vedremo insieme, che prima di essere uno strumento informatico è stata anche un'occasione di revisione di quelli che sono i procedimenti, in ottica di miglioramento delle performance e in ottica anche di standardizzazione del linguaggio e della modalità di accesso. Partiamo quindi, cerchiamo di capire insieme come si utilizza, perché è una cosa bella di questo sportello, infatti parlavo di standardizzazione del linguaggio, che avrà una modalità di accesso unica per tutti i servizi digitali offerti dall'ente, dall'autorità, da Como Acqua. Allora, partiamo dalla cosa semplice. Come si fa ad accedere a questo sportello telematico? Ovviamente ha un suo indirizzo web, ha un suo indirizzo, ma più semplicemente si può raggiungere il sito di sportello telematico dal sito di Como Acqua. Quindi, dalla pagina, dalla home page di Como Acqua, troverete un pulsante, qua nel banner dei servizi, diciamo, un banner che è sportello online. Cliccando su questo banner vi ritroverete nella home page dello sportello telematico di Como Acqua. Innanzitutto è un sito internet, quindi è completamente fruibile e consultabile in ogni sua parte, prima di tutto senza alcuna autenticazione. Quindi qualsiasi cittadino, che sia il committente o che sia già il tecnico che ha bisogno di consultare delle informazioni su un'istanza che vuole presentare, non ha bisogno di autenticarsi da subito per consultare le informazioni, ma le troverà libere, quindi consultabili in qualsiasi momento. Come si naviga su questo sportello telematico? Allora, innanzitutto, come ormai la gran parte dei siti più moderni, mette a disposizione un potente motore di ricerca in cui potete facilmente, per una parola chiave, per un pezzo di testo, un pezzo di frase, ritrovare l'argomento, il procedimento che è di vostro interesse. Quindi se io qua scrivessi SEPA, ad esempio, andrò a trovare un procedimento che è chiedere l'addebito diretto in conto del corrispettivo per la fattura. Quindi c'è un potentissimo motore di ricerca che vi permetterà di trovare il contenuto di vostro interesse. Altrimenti è possibile orientarsi nello sportello telematico seguendo quelli che sono i principali comandi. Proviamo a vederli singolarmente.
c'è una sezione delle domande frequenti che poi rivedremo insieme durante la presentazione della pratica, perché questa sezione riporta quelli che sono i dubbi più frequenti appunto degli utenti che utilizzano lo strumento. E accedendo a questa sezione, che poi si ritroverà anche in vari punti dello sportello, i professionisti o i cittadini, gli utenti, troveranno le risposte ai loro principali dubbi. C'è una sezione di modulistica che riporta, diciamo, un accesso diretto a tutti quelli che sono i procedimenti e alla modulistica. Questi sono i famosi procedimenti che citava prima Giovanni, accessibili direttamente, quindi già al modulo, senza il fronzolo della descrizione del procedimento o della normativa di riferimento. C'è una sezione dedicata a spiegare come eseguire, quali sono le modalità e le tariffe di ciascun servizio offerto da Comoacqua. Infatti alcuni dei procedimenti che troverete sullo sportello telematico avranno delle volte bisogno di effettuare dei pagamenti per essere presentati, e quindi ad esempio in questa sezione è possibile conoscere i prezzi dell'utenza, capire come pagare una tariffa del servizio idrico integrato, sapendo sempre quali sono le informazioni e in questo caso le tariffe più aggiornate. Dovete sapere, lo avrei detto anche in conclusione, che oltre ad aver fornito questo strumento abbiamo erogato anche una formazione ai collaboratori dipendenti di Comoacqua nel poter mantenere in autonomia questi contenuti. I colleghi sono diventati dei veri e provettissimi redattori web che saranno in grado di mantenere aggiornati questi contenuti e quindi, ad esempio, aggiornare le tariffe presenti sul portale, aggiornare contenuti, caricare il nuovo regolamento servizio idrico, ad esempio, e molto altro. C'è poi un tasto importantissimo, soprattutto per i primi utilizzi, che è il video tutorial. Accedendo a questo video, ora non l'aprirò perché sono il vostro video tutorial vivente in questo momento, ma cliccando su questo video tutorial troverete un breve video di 3 minuti che spiegherà rapidamente come si presenta una pratica, quindi quali sono le modalità di accesso e quali sono i passaggi. Diciamo che la parte centrale poi di questo sportello telematico sono questi pulsanti. I pulsanti offrono proprio un metodo di navigazione dello sportello telematico alternativo al motore di ricerca, perché sotto questi pulsanti troviamo i procedimenti suddivisi per queste categorie, questi ambiti, che è possibile presentare all'ente. Quindi troverete un gruppo di procedimenti sotto il tasto allacciamenti ed attivazioni, un gruppo di procedimenti sotto il tasto bollette e fatturazione, così come troverete poi altro in comunicare con Comoacqua. Sarà presente poi anche un contatore che, come vi ha già fatto notare Anna, riporterà, mostrerà in trasparenza quello che è successo del portale, quindi quante pratiche sono state presentate. Accedendo al tasto, ad esempio, allacciamenti e attivazioni, troverete l'elenco dei procedimenti accessibili, di cui in questo caso troverete anche una valida e dettagliatissima descrizione del procedimento. Vedete, li abbiamo suddivisi per ambito in modo che riusciate facilmente a trovare quello che è di vostro interesse. Sotto il tasto allacciamento ed attivazione, ad esempio, è possibile consultare qual è la procedura. Parto da un procedimento un po' complesso, poi magari nella presentazione di una pratica ne scelgo uno un po' più semplice. Chiedere il permesso per l'allacciamento alla fognatura comunale o al collettore intercomunale riporta una dettagliatissima guida al procedimento. Cosa si deve fare per? Che cos'è l'allacciamento alla fognatura comunale? E c'è una dettagliata spiegazione di quello che è il procedimento, di quello che è il riferimento normativo che lo regola, gli eventuali approfondimenti che è necessario conoscere, quindi come cambia, ad esempio, in questo caso, il comportamento e la procedura per acque reflue domestiche o per acque industriali. E quindi per se potersi poi attrezzare nella presentazione della pratica. C'è anche un tasto che mi dice quali sono le norme di riferimento e che mi riporta in modo dettagliato appunto i riferimenti normativi per la procedura. In questo caso mi mostra quello che per i comuni di Comoacqua la fa un po' da padrona, che è il regolamento del servizio idrico integrato, oltre che poi ai decreti legislativi, in questo caso citati nel testo della guida al procedimento. Tutti i contenuti sono redatti allo stesso modo. C'è questa parte descrittiva che dà accesso al procedimento, che spiega che cos'è. C'è poi l'accesso al servizio. Il servizio, in questo caso,
è proprio la descrizione di quello che è l'iter procedurale per arrivare all'allacciamento alla fornitura. Quindi come si compone il procedimento, in questo caso spiega del contributo natantum che deve essere dato per le spese tecniche amministrative, la durata massima del procedimento, vediamo qual è quello che è l'ufficio competente, in questo caso Como Acqua ha deciso di istituzionalizzare uno sportello telematico unico, diciamo appunto polifunzionale, perché sarà il destinatario di tutti i numerosi procedimenti di origine diversa che poi smisterà alle persone competenti, e quindi c'è un'unica istituzione che riceverà tutti questi procedimenti, che è uno sportello telematico polifunzionale. Una volta consultato quello che è l'iter, il cittadino o il professionista può accedere a quelli che sono i moduli da compilare i documenti da allegare. Per questo procedimento sarà necessario sicuramente compilare quello che è il modello principale, in questo caso la domanda di permesso all'allacciamento, e a seconda della procedura, a seconda di come poi compilerò il modello, saranno necessari degli allegati piuttosto che altri. Quindi, e ovviamente, anche se, e ve lo ricordo, sto navigando lo sportello telematico come utente completamente anonimo, ho comunque la possibilità di consultare tutti questi documenti. Quindi, ad esempio, cliccare sull'icona PDF per scaricarmi quello che è il modello, per vedere come è composto, quindi come è fatto, eccolo qua, per poter consultare magari in anteprima, prima della compilazione, quali saranno i dati che mi verranno richiesti nella compilazione telematica. Riesco, scusate, zoom un pochettino, riesco anche a capire già dal PDF quali saranno gli allegati che sicuramente almeno saranno obbligatori, perché li trovo già spuntati. E poi a seconda delle scelte, ovviamente quando farò la compilazione telematica, andrò a determinare l'obbligatorietà di altri documenti. Ecco, il lavoro che è stato fatto in Como Acqua è anche quello di standardizzazione di questi modelli. L'obiettivo, poi i percorsi sono lunghi, poi vi determinerà anche l'ente stesso, magari questa può essere una cosa che preciserà dopo Luca, ma questi modelli hanno l'obiettivo di essere stati standardizzati, essere stati resi consultabili nella stessa maniera per tutti i procedimenti, ma soprattutto, come vedete, sono utilizzabili anche in forma cartacea. Quindi l'obiettivo finale è quello di digitalizzare il più possibile i processi, di digitalizzare tutta l'utenza di Como Acqua, ma c'è la possibilità di avere un'uniformità tale che consente di avere lo stesso modello sia per il procedimento portato avanti in modalità cartacea che per quello telematico. Tornando all'home page, infatti se cliccate su Como Acqua tornate sempre all'home page, vediamo quindi sotto allacciamenti e attivazioni, avete capito, ci sono questi procedimenti relativi agli allacciamenti o alle nuove attivazioni. Nella parte di bollette e fatturazioni, visto che è la parte che è andata più forte in queste 17 pratiche di avvio, perché c'è sempre da pagare, ci sono quelle che sono le procedure più comuni relative alle comunicazioni di fatturazione, come comunicare i dati di una fatturazione elettronica, chiedere la disdetta della fornitura, comunicare delle variazioni. C'è anche la possibilità di presentare segnalazioni o reclami e così via. Quindi questi sono tutti i principali procedimenti legati al mondo appunto di bolletta e fatturazione. Il bello è che, anche se quello era un settore particolarmente tecnico, in bolletta e fatturazione, un po' più alla portata del cittadino, la modalità di consultazione dello sportello telematico è analoga. Quindi se il cittadino vuole scoprire, ad esempio, come chiedere la rateizzazione di una fattura, accede alla sezione chiedere la rateizzazione di una fattura e può leggersi tutte quelle che sono le informazioni e la procedura che deve seguire. Vedete, può accedere al servizio, alla rateizzazione di una fattura e quindi accedere alla presentazione della domanda se autenticato, altrimenti comunque potrà consultarne il PDF. La modalità di navigazione dello sportello è assolutamente uniforme per tutti i settori. Poi vedete, spesso proponiamo per guidare il cittadino delle attività correlate, quindi la rateizzazione di una fattura, magari puoi anche avere bisogno per le prossime di addebitare sul conto direttamente i corrispettivi delle forniture. Quindi vedete che è uno sportello molto agile che permette al cittadino di accedere a tantissimi procedimenti. Nella sezione Como Acqua
comunicare con Como Acqua, ci sono dei procedimenti un po' più generici invece che spiegano ad esempio come accedere agli atti, comunque anche Como Acqua si può fare questi accessi, oppure trasmettere altre integrazioni, chiedere gli annullamenti e l'archiviazione di una pratica che magari è stata già richiesta, così, cambiare la domiciliazione di un procedimento, se si è già comunicato degli indirizzi, mail o fisici, per ricevere le comunicazioni di un procedimento, poterlo aggiornare. L'ultimo pulsante, appunto, quello che determina un po' il successo, che dimostra il successo del portale, è un contatore che si incrementa automaticamente ogni volta che presenta una pratica, chissà che magari durante la nostra presentazione qualcuno non ne lanci proprio una, tra l'altro cliccando sul contatore potete avere anche il dettaglio, ovviamente senza vedere i dati di chi le ha inoltrate, capire quali sono, diciamo, la distribuzione delle pratiche che stanno, si stanno presentando sullo sportello. Diciamo che questo è una parte di quello che è il monitoraggio che offre uno strumento digitale. Nella formazione che abbiamo fatto con i collaboratori di Como Acqua, abbiamo visto come questo strumento di completamente digitale permetta di avere dei dati in formato aperto estremamente gestibili. Quindi avere la possibilità di misurare le performance, sapere in un anno quante pratiche sono arrivate, capire in modo più efficace se in una determinata area, se in una determinata, un gruppo di persone sono arrivate le stesse segnalazioni, raccogliere i dati perché sono in formato aperto, oppure anche solo fino a questo livello, banalmente, suddividere, capire bene il numero delle istanze che sono state presentate e magari riuscire a comparare e vedere la crescita che ha il digitale rispetto a quello che ha la presentazione tradizionale cartacea. Però andiamo al sodo, vediamo come si presenta una pratica all'ente in modalità completamente digitale. Vi ho fatto vedere che abbiamo consultato tutto lo sportello telematico senza mai dire nome e cognome, non ci siamo mai fatti riconoscere. Adesso dobbiamo farci riconoscere perché? Perché dobbiamo dare valore a quello che stiamo presentando, alle istanze che noi stiamo presentando. Quindi Como Acqua è una società interamente pubblica, quindi sono vigenti le regole della presentazione di istanze della pubblica amministrazione e in questo caso farò da padrone, l'ha già citato Giovanni, è il cosiddetto CAD, che sta per Codice dell'Amministrazione Digitale, che spiega quali sono i requisiti per una corretta presentazione di una pratica telematica. Il CAD ci dice che per accedere ai processi si devono utilizzare degli strumenti precisi. In alto a destra, in realtà, in qualsiasi momento in cui state navigando nel portale, anche quando trovate la procedura di vostro interesse, oppure nella home page, in alto a destra resta sempre disponibile il pulsante di accedi. Cliccando su accedi, lo sportello telematico vi mette in evidenza quelli che sono gli strumenti accettati per la presentazione delle pratiche e anche una piccola guida per spiegarvi come fare ad ottenerli o come farli funzionare correttamente. Quindi, ad esempio, capiamo che questo sportello telematico è accessibile, vi permetterà di presentare delle istanze o con SPID, Servizio Pubblico di Identità Digitale, o con la Carta Nazionale dei Servizi, la cosiddetta tessera sanitaria, oppure, diciamo, novità, ma è forse uno strumento che tanti di voi già hanno in tasca, con la carta d'identità elettronica, la sigla è la CIE, cosiddetta CIE. Adesso io vi farò vedere una delle modalità, il Servizio Pubblico di Identità Digitale, credo che ad oggi sia il più diffuso, ma sicuramente poi potrete utilizzare anche gli altri servizi. I cittadini, ma anche, lo accendo perché ho già sbirciato una domanda, i cittadini, i normali utenti, ma volendo anche gli amministratori di condominio, possono utilizzare il proprio servizio pubblico di identità digitale personale per curare le istanze di tutti i propri immobili gestiti, oppure nel caso del cittadino per tutte le proprietà e tutti i contratti dell'utenza adesso intestati, adesso registrati. Quindi vediamo come funziona. Allora, supponendo appunto, procedo con l'accesso a SPID allo sportello telematico, vado a recuperare quello che è il mio smartphone, clicco su Entra con SPID e a questo punto dovrete scegliere qual è il provider, il fornitore con il quale avete fatto SPID banalmente. Quindi io ad esempio ho fatto SPID con Aruba, quindi sceglierò Aruba nell'elenco, verrò reindirizzato a una pagina in cui mi chiede una credenziale username e password fissa che mi hanno dato al momento della registrazione con SPID.
A questo punto il portale mi chiede un codice temporaneo valido per un solo accesso, che inserisco, speriamo di aver digitato correttamente, perfetto. A questo punto autorizzo l'utilizzo dei miei dati ed effettuo l'accesso nello sportello telematico. Eccomi qua autenticato. In questo momento io non sono più un utente anonimo, ma me lo dice anche il portale perché mi mette a disposizione la scrivania di Luigi Marzano, vedete? Il tasto accedi è diventato disconnetti, ok? Ma sono a tutti gli effetti un utente titolato alla presentazione di una pratica su questo sportello telematico. Andiamo ad esempio a presentare una pratica semplice. Voglio comunicare come acqua l'addebito fisso delle mie forniture, delle mie fatture sul mio conto corrente. Si deve andare quindi o lo ricerco come ho fatto prima, no? Che ho cercato SEPA, addebito, in conto, sapete, posso cercare diverse parole, oppure mi faccio guidare dallo sportello, accedo in bolletta e fatturazione, dove in realtà ho un altro motore di ricerca che in questo caso cerca solo tra questi procedimenti, trovo quello di mio interesse, che in questo caso sarà chiedere l'addebito diretto in conto del corrispettivo per la fornitura. Mi spiega che questo addebito diretto avverrà tramite la tecnologia SEPA, che è un servizio di incasso, che è possibile dare un mandato al creditore sul proprio conto corrente, quindi mi spiega quelle che sono le informazioni di questo procedimento e ho la possibilità di accedere al servizio. Cosa è cambiato rispetto a prima? Che quando prima non era autenticato, non esisteva, non c'era questo pulsantone presentazione telematica, ma c'era scritto che la presentazione era riservata ai soli utenti autenticati. Ora io lo sono e quindi ho la possibilità di presentare una pratica. Se io accedo a presentazione telematica, eccomi che mi trovo nella compilazione del mio modello. Questa è una compilazione assolutamente assistita che mi darà una grossa mano nel controllo dei miei errori, delle mie informazioni, ma soprattutto farà sì che parta una pratica verso l'ente già completa, in modo che l'ente non debba rincorrermi nel chiedermi eventuali integrazioni, dal procedimento più semplice, come può essere questo caso, al procedimento magari un pochettino più complesso, come può essere un procedimento, ad esempio, di allaccio alla fornitura, all'acquedotto. Andiamo a compilare la nostra istanza. Vediamo un attimo come si fa. Allora, zoomiamo un pochettino così vedete tutti meglio. Eccoci qua. Allora, vedete che graficamente sembra il modello cartaceo che fino all'altro giorno eravamo abituati a compilare. Solamente che adesso siamo di fronte a un modello con un supporto alla compilazione, un vero e proprio software che mi aiuta a compilare la mia domanda senza errori. In particolare, o a recuperare delle informazioni. In particolare, ad esempio, non mi aspetto di dover digitare a mano i miei dati anagrafici, ma di poterli precaricare dalla mia identità digitale. E quindi, cliccando su il sottoscritto, vedete che si precompilano i dati contenuti nella mia identità digitale. In qualità di persona fisica, oppure legale rappresentante di una società, come può essere magari appunto un'utenza, come può essere un'utenza industriale, commerciale, così via, persona fisica, intestatario dell'utenza, dove metterò il mio codice servizio non è obbligatorio, ma se ce l'ho lo posso inserire. Ecco, vi faccio notare la differenza. I campi colorati in arancione sono quelli obbligatori, senza i quali io non potrò assolutamente presentare l'istanza. Quindi non posso chiedere l'addebito in conto e dimenticarmi di inserire un IBAN, ok? Quindi lo strumento fa anche questa tipologia di controllo. Quindi vado ad inserire il mio codice utenza, che invece era obbligatorio. Ho anche evidenza di quelli che sono i campi obbligatori, perché sulla destra ho a disposizione questa comoda tendina che mi ricorda, guarda, che non è ancora specificato la tipologia di richiesta, il tipo di pagamento, non è messo l'IBAN. Insomma, ti mancano ancora tante cose per completare l'istanza. Quindi, oltre al colore arancione, ho anche sulla destra questa tendina che mi mostra i dati mancanti. Ovviamente, il cittadino non ha l'obbligo di concludere la procedura in questa fase. La può anche completare successivamente, come andando in fondo alla possibilità di dire salva modulo,
e lo sportello telematico dirà la compilazione non è stata completata e puoi scegliere di salvare una bozza e quindi riprenderla in un secondo momento oppure di proseguire la compilazione andando a completare i campi obbligatori mancanti. Io ora scelgo di salvare una bozza e una volta che ho salvato una bozza nulla mi vieta di avviare nuovi procedimenti. Io potrei spegnere il computer e andare a fare la spesa, così come ad esempio per un altro utente, per un altro committente, potrei ad esempio avviare un nuovo procedimento, quindi magari andare ad generare stavolta un permesso all'allacciamento alla fognatura comunale e quindi accedere tranquillamente al servizio presentandola per un qualsiasi altro cittadino o comunque presentando una nuova procedura, un nuovo modello. Vedete, e poi ovviamente con lo stesso criterio posso cominciare a compilarlo e concluderlo successivamente. Benissimo, quindi come faccio una volta che mi ritrovo in questa situazione ad andare a recuperare le mie pratiche che ho lasciato in sospeso? È proprio l'obiettivo, uno delle possibilità che potete ritrovare nella vostra scrivania. Se accedete alla scrivania di Luigi Marzano, eccola qua, troverete diverse informazioni, tra cui le mie pratiche. Nelle mie pratiche avrete la possibilità di vedere lo storico di quelle che sono le vostre compilazioni. Io adesso nell'affiancare colleghi numerose volte ho avviato dei procedimenti di prova, però ritroviamo quelle più recenti, vedete che poi appunto il portale le conserva, troviamo tra quelle più recenti la compilazione in corso di autorizzazione all'addebito SEPA e ma anche la domanda di allacciamento alla fognatura che nel frattempo avevo avviato. Voi qua ritroverete con il simbolo dell'ingranaggio le istanze che non avete ancora concluso oppure ritroverete con il simbolo di SVI, di spunta, le istanze che sono state correttamente trasmesse. C'è anche un motore di ricerca, quindi quando andrete a comporre magari uno storico piuttosto corposo, potrete andare a filtrarle mettendo un intervallo di date oppure ricercando quelle chiuse o quelle ancora aperte. Se voglio ritornare e completare una pratica esistente, non devo far altro che cliccare sul procedimento in corso. E mi ritrovo di fronte a quella che io chiamo un po' la schermata del carrello di Amazon, no? Un po' come quando io scelgo il prodotto, devo determinare i dati di fatturazione, devo determinare l'indirizzo di spedizione. In questo caso lo sportello telematico mi dice stai compilando una pratica di autorizzazione permanente all'addebito SEPA, però l'istanza è incompleta, non hai ancora completato il modello principale e devi allegare un documento. Per tornare all'interno della compilazione non devo far altro che cliccare su modifica il contenuto e andare a modificare, quindi andare a continuare a compilare la mia istanza. Bene, andiamo a completarla, quindi dirò che si tratta ad esempio nel mio caso di una nuova attivazione e vedete questo è un altro controllo che offre lo sportello telematico. Questo è un procedimento semplice, ma immaginate quanto possa essere facile per errore selezionare delle voci discordi in un modello molto complesso. In questo caso io o faccio una nuova attivazione o una modifica o una cessazione, non posso di certo fare le tre cose tutte assieme. E quindi qua lo sportello telematico mi dà la possibilità di scegliere solamente una voce. E in questo caso dirò una nuova attivazione di un addebito ricorrente dove andrò a specificare i dati del mio IBAN e quindi andrò a scrivere i miei dati. E così via. 53, 7, 5. Ok, l'ho scritto correttamente perché lo sportello telematico può controllare se formalmente questo IBAN è stato composto correttamente oppure no. Dichiara che l'intestatario è il sottoscrivente della richiesta. Vediamo, ho dimenticato qualcosa? Posso consultare ancora la tentina? Sì, mi dice che ho dimenticato di dare il consenso esplicito al trattamento dei dati personali. Qui do la spuntina e vado avanti. Vi voglio far notare un'altra cosa, torno di nuovo nella compilazione, il comando è sempre lo stesso. Se io avessi scelto che l'intestatario del conto corrente non è il richiedente ma è un'altra persona, va a diventare obbligatoria un'altra anagrafica e quindi
dovrò specificare più dati obbligatori. Quindi ci sono queste intelligenze nello sportello telematico, nella compilazione dei moduli, che vi aiutano a non commettere errori o a non trasmettere pratiche incomplete. Salvo il modello, ed eccoci qua, ci ritroviamo nella stessa schermata di prima, dove mi dice che ora l'unica parte mancante è il caricamento di un documento di identità del testatario del conto, quindi che potrò andare a caricare. Come faccio a caricare allegati sullo sportello telematico? Vedete che qua c'è un link che mi spiega come fare a caricare un allegato, in questo caso in che formato, il PDFA, quindi spiega al cittadino come andare a caricare un allegato. Questa è proprio una domanda frequente, una di quelle contenute nella sezione domande frequenti che vedrete poi, magari andrete a cercare liberamente qui dentro, magari io ho lo speed delle poste o lo speed o quella firma elettronica se mi serve, oppure altri dati, posso andare a ricercare qua e trovare le informazioni, come si accede con speed, o le ricerco, ma vedrete che poi utilizzando il portale le troverete un po' disperse, cioè associate ai vari contenuti. In questo caso io ho anche la possibilità, tra l'altro, di scaricare il mio modello compilato per vedere se ho commesso degli errori anche graficamente come compilazione, per vedere che sia stato compilato tutto correttamente. Posso andare ad allegare il mio documento di identità, in questo caso, quindi vado a scegliere il mio file di documento di identità, quindi lo vado a caricare, l'avrei potuto anche trascinare all'interno, e una volta che ho completato tutti i passaggi, la schermata del carrello, come ho chiamato prima, ho citato il marchio, forse non potevo, non lo so, avanzamento della compilazione, mi dice l'istanza è pronta per essere inviata. Ora non la trasmetto perché arriverebbe davvero a Como Acqua, tra l'altro ho messo il mio IBAN vero, se qualcuno vuole farmi qualche bonifico, però poi va a finire che Como Acqua mi va a debitare le bollette, anche se non abito a Como, ma facendo invia l'istanza questa pratica adesso partirebbe, perché come avete visto lo sportello telematico è già produttivo, già funzionante. Sono già arrivate diverse istanze, tra l'altro di questo procedimento, forse il più utilizzato fino ad ora. Se ora facessi invia l'istanza, lo sportello telematico va a produrre proprio un messaggio che metterà assieme i miei modelli, i miei allegati, le mie informazioni anagrafiche raccolte nella mia identità digitale e le trasmetterà direttamente a Como Acqua. Questo scambio diventa, anche se il cittadino non la dispone, diventa uno scambio PEC to PEC. PEC vuol dire posta elettronica certificata, senza complicare troppo la questione, ma insomma, dopo aver avuto estrema attenzione nell'avere la certezza, la sicurezza di quello che è stato compilato con il titolo delle persone, io ho l'estrema sicurezza che queste istanze vengano trasmesse correttamente, perché queste istanze poi arriveranno direttamente al protocollo informatico, in questo caso di Como Acqua. Como Acqua che a questo punto non avrà più dei modelli cartacei compilati in piedi allo sportello, ma avrà dei modelli PDF scritti correttamente, ma soprattutto quello che non vedete voi è che Como Acqua avrà a disposizione i dati in formato aperto. Perché tutte queste compilazioni sono compilazioni telematiche, non sono digitali, cioè non sono, o meglio, cioè la differenza sta nel fatto che non è una scansione di un documento che viene trasmessa, dite, vabbè, mandavo una PEC, una mail normale, la stessa cosa. No, queste diventano istanze con l'estrema correttezza e sicurezza dell'istante, di chi ha presentata, diventano delle PEC, quindi sicurissime, ma diventano anche dei dati aperti che sono facilmente analizzabili. Ogni pratica infatti è accompagnata dal PDF compilato e da tutti i dati contenuti nel PDF in formato aperto. Infatti poi è stata fatta anche una formazione sull'utilizzo degli strumenti di esportazione dallo sportello telematico di tutte le domande, di tutte le istanze che sono transitate. Eccoci, quindi ovviamente ecco una cosa carina è che sempre nella mia scrivania voi avete altri due comandi, sempre nell'area pratiche e nelle mie pratiche, quando qua troveremo delle istanze correttamente trasmesse avrete la possibilità anche di, sono conservate, di rigenerarla per copia, quindi magari se io adesso trasmettessi davvero questa autorizzazione permanente avrò la possibilità magari di
generarne poi una modifica, una variazione, cambiando magari il nuovo IBAN oppure il tipo di mandato. Nel profilo utente, questo potrebbe essere sicuramente essere molto utile soprattutto alle imprese o agli amministratori di condominio, è possibile compilare quei dati ricorrenti da associare alla propria identità digitale, in modo che quando si compila un modello, il famoso omino che precaricava i dati, il comando di precarico, vada a recuperare dei dati che voi inserite una volta sola, come il dettaglio dello studio professionale, il dettaglio della ditta, e così via, e registri, eccetera, e tanti documenti, tanta documentazione che poi verrà condivisa nella compilazione dei moduli. Ecco, abbiamo, diciamo, navigato in lungo e largo sullo sportello telematico, abbiamo capito il meccanismo, abbiamo capito l'importanza dell'accesso con gli strumenti, l'importanza della sicurezza della trasmissione all'ente e il valore che questi dati, che queste compilazioni hanno, perché appunto sono delle compilazioni telematiche e quindi offrono la possibilità di gestire questi dati in formato assolutamente aperto. Ho dato un quadro completo, mentre parlavo non sono riuscito a sbirciare, ma ho visto che sono arrivate molte domande, quindi magari con l'auspicio di essere stato estremamente chiaro, darei un po' la parola alle vostre domande, così abbiamo altro tempo anche per rispondervi con tutta calma. Ok, allora grazie Luigi, quindi ti chiedo appunto di iniziare a leggere le domande, come hai detto tu, così che possiamo rispondere. Allora, intanto che Luigi legge le domande, chiedo anche a tutti gli altri relatori di accendere webcam e microfono, perché potrebbero esserci appunto domande che riguardano anche non direttamente Luigi, ma appunto a cui tutti possono rispondere. Vi ricordo inoltre per tutti i partecipanti che l'evento sarà accreditato all'ordine degli ingegneri, dei geometri, dei periti industriali, degli architetti che saranno, i crediti saranno autocertificabili, e degli agronomi, che saranno appunto per gli agronomi fuori catalogo. Ringrazio quindi tutti i 130 partecipanti intanto che sono ancora qua con noi. E vi ricordo che appunto innanzitutto vi chiedo sempre di continuare a fare domande, perché appunto questo è il momento, di modo che continuando a fare domande poi potrete essere totalmente autonomi nell'utilizzo dello sportello, quindi chiarirete tutti i vostri dubbi. E inoltre per ottenere appunto tutti i crediti, come vi dicevo prima, è necessario che partecipiate all'intera durata dell'evento, quindi anche a questa ultima sezione di domande sarà appunto compresa all'interno dell'evento e se posso dire anche diciamo una parte molto importante. Quindi vi ricordo appunto, come abbiamo fatto vedere, che lo sportello è già attivo, quindi se volete potete già iniziare ad inviare una pratica questo pomeriggio al sito sportelloonline.comoacqua.it. Quindi vi suggeriamo di iniziare anche ad utilizzarlo, a curiosare un po' già anche adesso, così che potete prendere dimestichezza da subito. Allora, intanto chiedo a Luigi se ha letto tutte le domande e vuole iniziare a rispondere. Sì, sono pronto, ho letto le domande. Ok. Allora, gran parte dei dubbi, magari cerco di concentrare tutto in un'unica domanda, perché gran parte dei dubbi sono riferiti alla modalità di presentazione delle pratiche quando ci sono diversi soggetti coinvolti, quindi quando ci sono ad esempio un professionista, c'è cioè un amministratore di condominio che presenta un'istanza per conto di un altro soggetto. Allora, lo sportello telematico, diciamo che il discorso è un po' differente tra gli amministratori di condominio e quelli che sono i tecnici magari incaricati da un committente. Ad oggi, poi ripeto, è un portale che è proprio diciamo nella sua massima espressione di gioventù, quindi è proprio fresco, sicuramente ci potranno essere dei suggerimenti che potremo recepire. Vi dico quello che è il funzionamento attuale, ma potrebbero esserci anche altre soluzioni. Allora, ad oggi, come avete visto, lo sportello telematico permette di effettuare l'accesso con gli strumenti di autenticazione che sono identità digitali personali. Anche se esiste, non è possibile infatti presentare istanza con degli SPID giuridici. Sono poco diffusi, ma non è consentito dalla legge la presentazione utilizzando uno SPID di un soggetto giuridico, perché non è
non è facilmente individuabile la singola persona che sta presentando l'istanza. Quindi un amministratore di condominio, ad esempio, potrà presentare l'istanza utilizzando la propria tessera sanitaria, la propria carta d'identità elettronica, il proprio SPID, specificando nei modelli in cui è previsto, specificando di essere l'amministratore di condominio per quell'immobile. Per l'amministratore di condominio, diciamo, c'è proprio il caso istituzionalizzato, perché noi lo facciamo accedere con SPID. Nel momento in cui lui dice di essere l'amministratore di condominio, gli diventerà obbligatorio allegare la documentazione di delega, la documentazione di assegnazione dell'incarico. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Questa non è preparata, ma adesso magari vado a fare, mi colgo in fallo. No, adesso vediamo se trovo il procedimento. Allora, ad esempio, se non sbaglio, potrebbe essere forse il nuovo allacciamento. Vediamo se riesco, se ho individuato un procedimento in cui viene previsto. Ok, vedete che c'è, quindi io compilerò, supponiamo di essere Marzano Luigi, amministratore di condominio, quindi in quanto amministratore condominiale, il solo fatto di aver detto di essere amministratore di condominio, amministratore condominiale, mi dà titolo alla presentazione della pratica, a meno che, e ovviamente è un allegato obbligatorio, non venga allegata la copia del verbale di nomina dell'amministratore di condominio. Quindi alla domanda può un amministratore di condominio utilizzare un unico accesso per gestire tutti i suoi fabbricati, la risposta è assolutamente sì. Con la propria identità digitale potrà presentare sia pratiche personali, magari anche lui stesso deve farsi addebitare la bolletta sul proprio conto corrente, ma con la propria SPID ha la possibilità di presentare delle pratiche in quanto amministratore condominiale, a patto che alleghi la copia del verbale di nomina. Lo potrà fare anche un suo collaboratore, specificando quindi di essere comunque l'amministratore condominiale o comunque elemento collaboratore dell'eventuale titolare dell'attività di amministrazione di condominio, allegando la copia del verbale di nomina. Quindi sì, se la pratica lo prevede, ricordiamo una modulistica è stata realizzata insieme ai colleghi di Como Acqua, l'amministratore di condominio può presentare l'istanza per conto di tutti i suoi condomini. Allegherà la copia del verbale di nomina e poi compilerà l'istanza con quelli che sono i dati richiesti dal modello. Diverso, leggermente diverso, è per i professionisti. Perché? Perché ad oggi, per il momento, poi è una cosa che può essere eventualmente modificata, magari è un elemento di riflessione che porterà i colleghi di Como Acqua, non è previsto l'adozione di un meccanismo di procura quando si parla di professionisti incaricati dal committente. Cosa vuol dire? Vuol dire che ad oggi, se io fossi stato il professionista di Anna, visto che è collegata, se Anna mi avesse dato il mandato di presentare una pratica presso Como Acqua, le pratiche più tecniche magari sono l'allacciamento alla fognatura, la rete idrica, dove spesso tra l'altro ci sono delle professionalità che già conoscono il nostro sportello telematico perché magari hanno presentato anche pratiche edilizie presso altri comuni. La tecnologia è sempre quella. Se Anna mi avesse dato il mandato, io avevo due possibilità. Potevo accedere con la mia identità digitale, compilare completamente l'istanza a nome di Anna, ma una volta che avevo conclusa la mia compilazione a nome di Anna, avrei dovuto richiederle la sua firma elettronica. Cioè avrei dovuto apporre sul documento informatico una firma elettronica che si può apporre o con la tessera sanitaria, perché comunque Como Acqua può ricevere istanze firmate elettronicamente, oppure con firma digitale. Quindi Anna avrebbe dovuto possedere una firma digitale o elettronica avanzata, che è quella della tessera sanitaria. In alternativa, Anna effettuava l'accesso
e avrebbe fatto lei la compilazione con le mie indicazioni, o comunque sarebbe stata una compilazione in sinergia, magari io utilizzando le sue credenziali senza diffonderle, senza condividerle, ok? Dove alla fine l'istanza sarebbe stata presentata da Anna. Lo sportello telematico infatti controlla il fatto che chi effettua l'accesso sia colui che fa effettivamente le dichiarazioni. Io non posso accedere col mio SPID e compilare a nome di Anna, a meno che poi alla fine della compilazione non vada ad apporre la firma elettronica di Anna. Ad oggi, anche se in altri contesti l'abbiamo attivato, non è previsto il caricamento di un meccanismo di procura o delega. Ammetto proprio che con i colleghi di Como Acqua per il momento non ne abbiamo affrontato l'argomento. In altri contesti permettiamo ad esempio di caricare un documento di delega autografo di Anna, in questo caso, quindi Anna mi firma, mi scarabocchia un documento in cui mi dà la delega di firma, quindi io accedo con le mie credenziali personali da tecnico e posso presentare la pratica grazie alla delega di Anna. Però in questo momento, sicuramente sarà spunto di riflessione con i colleghi di Como Acqua, in questo momento occorrerebbe la firma elettronica di Anna. Ok, allora grazie Luigi. Grazie anche per questo esempio pratico che ci hai dato per rendere, diciamo, il tutto più chiaro. Ti chiedo intanto di continuare a leggere altre domande che ci sono arrivate, così che possiamo andare avanti e rispondere. Quindi intanto che Luigi legge le domande che ci avete fatto, chiedo innanzitutto a tutti coloro che hanno fatto delle domande se vi abbiamo risposto, quindi dateci un feedback. Intanto vi lancio un sondaggio. Quindi vi chiedo appunto di rispondere a questo sondaggio, perché appunto ci interessa sapere se questo evento è stato utile e successivamente manderemo tutti i risultati anche al presidente, insomma a tutti i tecnici di Como Acqua, di modo che appunto capiamo se vi è piaciuto o no, se l'avete trovato interessante. Nel mentre vi ricordo sempre di continuare a fare domande, quindi grazie per le risposte, per ora abbiamo un 100% di sì, quindi grazie mille. Allora, intanto vi lancio anche un altro sondaggio, già che ci siamo, visto che continuiamo a parlare di identità digitale, SPID, vi chiedo se appunto avete già la vostra identità digitale. Quindi vi ricordo appunto che SPID è ovviamente necessario, come abbiamo già ripetuto durante tutto il corso dell'evento, per poter inviare le vostre pratiche online e soprattutto è gratuito, quindi per ottenerlo è sufficiente seguire le indicazioni sul sito www.speed.gov.it. Allora, vedo che abbiamo 70% di sì e 30% di no, quindi dai, devo dire che siete tutti, diciamo, abbastanza digitali. Per appunto chi ha risposto no, come vi ho detto prima, basta solo che vi colleghiate sul sito o che andiate appunto alle poste e potete farlo anche direttamente da lì. Chiedo a Luigi intanto se ha letto le domande e vuole iniziare a rispondere, così chiudo anche questo sondaggio. Ok, sì, devo dire la verità, okay. c'è qualche domanda, credo di avere il sospetto che siano domande di operatori diffusi, anche interni di Como Acqua. Allora ti chiedo a Luca Benincasa di accendere il microfono e webcam. Arrivo. Okay, perfetto. Eccoci. Ok, ci siamo. Lasciate la parola. Domande non le vedo. Dove le volete le domande? Te le diciamo noi le domande. Ah, pronti via, senza neanche preparare. Esatto. Oh mamma, ci provo, se no chiederò supporto. Sono semplici, non ti preoccupare, sicuramente saprei rispondere. Ci pensa Luigi a leggere. Sì. Allora vai Luigi, lascio a te la parola se vuoi, insomma, rispondere tu a qualche domanda e leggere le altre a Luca. Ok, Luca, vediamo. Allora, diciamo che quelle che mi sembrano indirizzate a te sono relative alla gestione di queste istanze in ingresso. Perché chiedono, le istanze presentate possono essere indirizzate al protocollo, ma chiedono come avviene la gestione delle stesse. Ok, non cito i nomi e cognomi di chi ha presentato la domanda per ragioni
di privacy, diciamo. però ci chiedono appunto come verranno gestite le istanze una volta ricevute via PEC. Aggiungo io una cosa prima della tua risposta, così ti faccio contemplare. Ti faccio contemplare. Allora, sicuramente, appunto, come dicevo, al momento del click su invio, la pratica parte in due canali, una verso Como Acqua e una in copia al cittadino. Quindi il cittadino ha subito feedback dell'istanza che è stata inviata correttamente. Invece, quando l'istanza arriva in Como Acqua, riceve la stessa una PEC. Questa PEC porterà con sé a bordo il PDF e anche un file aperto, formato aperto, interoperabile, che potrebbe avere la possibilità di essere importato negli applicativi, o comunque c'è la possibilità di esportare dallo sportello telematico massivamente i dati delle compilazioni. Quindi il file interoperabile può essere importato negli applicativi gestionali o comunque arriva nel sistema di gestione documentale e poi può essere gestito. Diciamo tecnicamente questo, poi nello specifico di Como Acqua, non so se Luca vuole aggiungere qualcosa. Sì, nello specifico di Como Acqua adesso le istanze vengono indirizzate alla PEC istituzionale che già è agganciata direttamente col protocollo, quindi arrivando l'istanza sulla PEC automaticamente viene agganciata dal protocollo e viene protocollato in ingresso. La PEC viene poi girata a un'altra mail interna che è automaticamente, che è sportello.utenze, e poi da lì viene reindirizzata allo sportello territoriale territorialmente competente. Quindi il giro al momento è questo qua. Abbiamo preferito farla transitare dalla mail istituzionale proprio perché la stessa era, oltre ad essere monitorata, la protocollazione su quella PEC è automatica all'ingresso, quindi non c'è nessun rischio né di perdere la PEC né che la stessa non venga protocollata e quindi tracciata. Ecco, aggiungo due informazioni, Luca, faccio un piccolo spot, nel senso che ovviamente questa è l'infrastruttura del vostro documentale, ma in generale lo sportello telematico offre la possibilità di essere integrato direttamente con i software di protocollazione, quindi in alcuni casi abbiamo instaurato delle vere e proprie integrazioni di protocollazione istantanea e di importazione in area pratiche di gestionali con ovviamente il privilegio ai prodotti di back office del nostro gruppo, ma lo sportello telematico appunto trasmette i dati in formato interoperabile, quindi c'è la possibilità di configurare o comunque di scambiarsi requisiti e informazioni tecniche che permettono di automatizzare a livello più spinto questo processo, ovviamente a seconda degli strumenti che ci sono a disposizione nei vari enti. Quindi, e ovviamente questi tasselli possono essere aggiunti progressivamente. Qua Luca lo dico a te, quindi oggi questo è il meccanismo, un domani lo sportello telematico offre la tecnologia per essere integrato con i principali applicativi di gestione delle pratiche, di gestione documentale, rendendo ovviamente poco alla volta, ok? Si parte dalle fondamenta, oggi abbiamo dato questa grandissima possibilità di presentare le istanze digitali, poco alla volta si riuscirà sicuramente a creare quelle implementazioni, migliorare l'efficienza dello strumento che vi permetterà anche di avere maggiore efficienza nella gestione documentale di queste pratiche. Quindi diciamo... Sì, vai pure. Prego, prego. No, dico, per quanto riguarda l'integrazione con il gestionale, appunto, come dicevo prima, noi abbiamo esperito a fine del 2020 una gara per la fornitura di un unico gestionale. Oggi noi abbiamo due gestionali che sono figli delle fusioni delle previgenti SOT in Como Acqua. Quindi sono gestionali che abbiamo ereditato, ma che hanno chiaramente una formazione, una tipologia di utilizzo dedicata a una struttura medio-piccola. È stato necessario fare una gara per addivenire all'identificazione di un unico gestionale. La gara si è conclusa a fine anno e al netto dell'affidamento del contratto, durante questi mesi si sta facendo tutta la migrazione non solo dei comuni che già oggi sono gestiti e quindi lavorati nei gestionali previgenti, ma anche e soprattutto l'importazione di tutti
i database delle nuove gestioni in economia che arrivano, database che arrivano direttamente dai comuni in forme e modi diversi, perché provenienti da gestionali previgenti nei comuni diversi. Quindi si stanno armonizzando queste tipologie grazie all'ufficio dell'ICT e si stanno caricando su gestionale nuovo. Come dicevo prima, nel corso del 2021 avverrà progressivamente la migrazione da parte dei gestionali previgenti nel gestionale nuovo, sia dei comuni nuovi che dei comuni già gestiti. Quindi andremo a pieno regime con il gestionale unico nel 2022 e questa sarà la data nella quale potremo poi integrare i due strumenti. Ok, allora grazie Luca. Intanto vi chiedo anche, perché ci è arrivata una domanda sempre parlando di PEC, che ci chiede che nel caso in cui la casella PEC dovesse risultare piena e non poter ricevere mail, chiedono se il cittadino riceve un messaggio di avviso. Rispondo io. Allora, okay, detto che diciamo è responsabilità di Luca, no, è responsabilità dell'ente di gestire correttamente la casella PEC. Allora, devo dire che non mi è mai capito, in tanti anni, in tante attivazioni di sportelli telematici, difficilmente mi è capitato di assistere al blocco del sistema perché la PEC piena, per due ragioni. Perché nella fase di configurazione dello sportello telematico ovviamente affianchiamo l'ente nell'individuare il metodo più corretto per gestire queste istanze, perché si tratta di istanze che arrivano al protocollo e sono sempre molto presidiate le PEC di protocollo e le mail gancite al protocollo, quindi è difficile che si riempiano. Se anche tutte queste diciamo eventualità dovessero verificarsi insieme a un'eclissi, vista la rarità dell'evento, anche se dovesse succedere, lo sportello telematico proprio inibisce la possibilità di inviare l'istanza, cioè gli dice aspetta un momento, non gli fa partire la pratica. Quindi ovviamente poi in quel caso si dovrà contattare, si contatterà l'helpdesk, l'ente conosce la modalità e il metodo con il quale richiederci assistenza, detto che poi una volta ovviamente svuotata in questo caso la PEC l'istanza potrà partire correttamente, però diciamo che non si verifica l'eventualità più che altro perché viene detto all'utente che l'istanza non può partire. Ecco, tutto qui. Ok, grazie Luigi. Allora, cambiando argomento invece, mi piacerebbe appunto chiedere a Luca e anche a Luigi, insomma, se volete rispondere tutti e due, come funziona l'assistenza, quindi, perché ci hanno chiesto appunto in caso insomma qualche professionista dovesse aver bisogno di assistenza, cosa deve fare, quindi come funziona. Volevo appunto chiedere a uno di voi due di spiegare come funziona tutta questa cosa dell'assistenza. Allora, ad oggi è stata erogata una formazione ai colleghi di Luca e a Luca volta a gestire diciamo quella che è l'assistenza di primissimo livello, quindi quelli che sono i dubbi, gli intoppi, quelle che possono essere le problematiche che l'utente può riscontrare maggiormente di primo livello, ok? Tutto quello che può riguardare problemi tecnici oppure problematiche che l'ente non riesce a gestire, l'ente è comunque il raccoglitore, diciamo, di queste segnalazioni, che ha un canale privilegiato, ha un metodo tracciato di report di queste segnalazioni direttamente a noi, che abbiamo un gruppo di assistenza che risponde in maniera, diciamo, continuativa direttamente a Como Acqua e, se necessario, interviene direttamente a risolvere la problematica, il problema tecnico in questo caso. Ok, perfetto. Esatto. Quindi sì, scusa Luca, vai pure. Dico, in alternativa, in ogni caso, sulla pagina dello sportello telematico è indicata anche la PEC sulla parte bassa di Como Acqua. Oppure si può scrivere una mail a info@ o a sportello.utenze e poi verrete chiaramente ricontattati dai colleghi dall'unità di crisi che ha seguito questa implementazione. Ok, perfetto, quindi qualunque dubbio dovesse avere potete contattare Como Acqua e tra l'altro sullo sportello trovate tutti i contatti dei diversi uffici di Como Acqua che potete contattare in caso di
di problemi. In ogni caso vi ricordo anche che sullo sportello telematico abbiamo una sezione di domande frequenti con centinaia di casi spiegati nel dettaglio. Quindi anche la presentazione in ogni caso della pratica è totalmente guidata. E volevo chiederti appunto magari Luigi se vogliamo far vedere nuovamente la parte la sezione delle domande frequenti. Assolutamente. In caso di dubbi potete appunto iniziare a cercarlo qua e poi nel caso contattare Como Acqua. Ok, ecco, come vi dicevo, avevo fatto vedere proprio all'inizio questa sezione delle domande frequenti che è raggiungibile, consultabile sia per gli utenti autenticati che per gli utenti assolutamente anonimi, hanno la possibilità di ricercare tantissime domande frequenti, quelle proprio più comuni nell'uso dell'applicativo, che sia ad esempio cos'è la carta d'identità elettronica, in questo caso ne ho scelta una, questa sarà quella che magari mi spiegherà come cosa c'è indicato, come funziona all'accesso con la CIE, rimandando magari in questo caso al sito esterno, come si fa a ottenere, quindi tantissimi dati, vedete, quindi che cos'è la CIE, oppure se dovessi aver bisogno di firmare digitalmente un'istanza, ne ho già vista qualcuna transitata con la firma, scrivendo ad esempio anche solo firmare nella sezione delle domande frequenti, troverò tutto quello che è di mio interesse. Quindi a seconda, magari in questo caso, della software di firma che ho, vado a ricercare e vado a trovare magari la FAQ o link per poter scaricare l'applicativo utile a fare quell'operazione. Molto spesso indichiamo anche delle immagini, quindi come faccio ad esempio a predisporre gli allegati per un'istanza telematica, ho la possibilità di vedere una guida, di leggere, consultare una guida veloce che mi guida un po', vedete, tante volte mi mostra anche l'immagine, in questo caso abbiamo anche evidenziato le sezioni, per fare quello che lo sportello mi richiede, quindi per seguire esattamente quello che lo sportello telematico mi richiede. Questa sezione delle domande frequenti è assolutamente preziosa, soprattutto nei primissimi utilizzi dello sportello. Perché appunto potrebbe raccogliere quelli che sono i principali dubbi raccolti, ad esempio come faccio a compilare automaticamente i campi dei moduli telematici, ad esempio compilando il proprio profilo utente, che era quella cosa che vi mostravo prima, per facilitare l'utilizzo del portale. Ecco, diciamo che le domande frequenti devono diventare un po', nella vostra prima fase, la vostra guida, ovviamente accompagnata a quelle che sono le istruzioni nella fase di compilazione, che vi permetteranno di trovare tutte le informazioni utili a completare le vostre operazioni. Non dimentichiamoci, io prima non l'ho lanciato perché sarebbe stato una matriosca di video, che cliccando su video tutorial accedete direttamente al canale YouTube, nostro canale YouTube, dove abbiamo registrato, vedete, un video di 3 minuti e 10 che spiega come presentare un'istanza, quali sono un po' gli elementi salienti della presentazione di una pratica. Quindi se doveste riscontrare diciamo dei dubbi, potete affidarvi o al video tutorial o alla sezione di domande frequenti. Poi sicuramente importantissima sarà la pratica. Le prime domande, le prime istanze magari le troverete, farete un po' più fatica, sono certo che già dalla seconda sarete agilissimi nell'uso dello strumento. Ok, allora grazie Luigi, vorrei anche aggiungere che in caso dovesse aver appunto bisogno, oltre alle domande, il video tutorial, ci sarà anche tutta la registrazione di questo evento che potrete trovare sul nostro canale YouTube. Quindi appena finita questa, appunto diciamo appena finito questo evento, noi appunto ci preoccuperemo di caricare questa registrazione sul canale YouTube, che potrete andare a vedere ogni volta che ne avete bisogno. Allora, chiedo intanto a tutti i relatori rimasti di accendere webcam e microfono, perché direi che se non ci sono altre domande possiamo dire di essere giunti alla fine di questo evento. Ok, allora volevo chiedere al presidente se vuole aggiungere qualcosa, insomma, se c'è qualcosa che vuole dire.
in conclusione? Ma direi in conclusione, di fatto oggi abbiamo visto che cosa vuol dire essere digitali, ma soprattutto come Comoacqua intende e ha inteso accettare la sfida della digitalizzazione. E come soprattutto proprio in questo periodo, contesto storico, si è deciso di fatto di rinnovare e potenziare quello che era il nostro sportello telematico, di fatto come avete potuto vedere qui oggi. Da qui di fatto potremo solo che migliorare tutti insieme, implementarlo anche a seguito sicuramente delle preziosissime segnalazioni che perverranno dai nostri utenti, dai professionisti che lo adopereranno. Ok, grazie mille. Qualcuno vuole aggiungere qualcosa? O vogliamo salutarci? Ma okay. Io ringrazio tutti per la partecipazione, ringrazio Luigi, colgo l'occasione per ringraziare Luigi per la pazienza che ha dimostrato in questi mesi nel rincorrerci vicendevolmente nel come dire, costruire bene questa parte di sportello che è complessa, appunto, derivata dal fatto che noi abbiamo una modulistica che deve necessariamente inseguire quelle che erano le caratteristiche dei vecchi gestionali. Quindi uniformarlo non è stato facile. Ecco, io invece colgo l'occasione innanzitutto per fare a tutti i colleghi in ascolto e tutti i tecnici o i cittadini che hanno seguito l'evento di augurare un buon lavoro con l'uso dello sportello telematico e magari vi invito a fare una prova appena hanno 2 minuti di tempo libero nel provare a presentare un'istanza, magari è da tempo che hanno bisogno di comunicare il cambio di bolletta perché gli arriva in quella mail che non leggono mai o che è piena e vogliono cambiare la mail da tempo ma non l'hanno mai fatto. Adesso magari in 5 minuti in pausa pranzo lo possono fare utilizzando lo sportello telematico, quindi invito tutti a fare una prova, a utilizzare lo strumento e auguro un buon lavoro anche a Luca e a tutti i suoi collaboratori che appunto a vicenda ci siamo delle volte anche messi a discutere in maniera produttiva sull'utilizzo dello strumento. Sono stati preziosissimi i collaboratori di Luca che sono diventati veramente anche dei redattori web provettissimi, infatti moltissimi contenuti poi li hanno modificati successivamente oltre a quelli che abbiamo prodotto insieme e niente, era un auspicio di una proficua collaborazione, un buon lavoro a tutti. Allora, grazie mille Luigi, grazie a tutti. Allora, ricordo prima di salutarvi a tutti i partecipanti che al termine di questo evento noi invieremo tutti gli elenchi dei partecipanti agli ordini professionali, quindi poi saranno gli ordini professionali direttamente a caricarvi i crediti. Perciò qualunque dubbio abbiate, state tranquilli che noi invieremo i registri nel caso dovrete rivolgervi al vostro ordine professionale di appartenenza. Allora, il video vi ricordo nuovamente che lo potrete trovare al termine di questo evento sul nostro canale YouTube, quindi qualsiasi altro dubbio abbiate lo trovate lì. E adesso direi che possiamo salutarci, che siamo arrivati alla fine. Quindi grazie a tutti per aver partecipato, per essere stati con noi per tutta la durata dell'evento e spero che sia stato utile e interessante e buon utilizzo dello sportello. Ciao! Grazie a tutti, buona giornata! Arrivederci!